Ciao ragazze e ragazzi, allora volevo fare il video in collaborazione con Nancy. Ciao Nancy, un bacio di prodotti Fininity. Allora, a me sapete che sono prodotti mischiati, diciamo, sono alimentari, detersivi, bagno schiuma, queste, cioè diciamo un misto perché mi piace molto, a parte che consumo molto più prodotti per quanto riguarda il mangiare, la casa, che prodotti come sapete di make up, perché comunque io trucchi ne uso, lo sapete già, ne uso pochissimi. Allora, e niente, quindi cominciamo. Io prendo, allora, questa qua è dove metto, dove mi conservo questa bella busta grande grande che mi ha dato mia sorella Monica. Com'è bella, di Hello Kitty, è troppo bella. E metto tutti i prodotti finiti, li metto là dentro. E infatti c'è la busta piena di cose. Allora, la prima cosa, sono questi golosini al gusto di albicocca. Sono troppo buoni, costano soltanto 1 euro, sono buonissimi. Questi li fanno sia all'albicocca che alla cioccolata. Mi sembra pure a crema, però io prendo solo l'albicocca perché mi piacciono, diciamo, quelli lì. Mi piacciono più quelli lì, questi qui albicocca. E sono buonissimi. Poi, sempre vuoi mangiare, stanno quasi finendo. Infatti, questi qui li ho presi. Ce ne sono, penso, altri 2 o 3. Penso che domani sono finiti. Sono, si chiamano. Come si chiama la marca? Allora, Dolciando, Dolciando. Allora, sono dei frullini. Avete presente proprio i bucaneve? Ma sono buonissimi. Sono proprio identici ai bucaneve. E questo tutti sono 400 grammi. 1 euro, e quindi questi qui li ho presi al mercatino al Vomero. La settimana prossima dovevo andarmi a fare una passeggiata e li riprendo questi qua. Magari ne prendo pure 2 pacche, perché io ne prendo uno perché poi se non mi piacciono è peccato, perché questi qui, i biscotti Davide non li mangia. Poi allora, poi ci sta, io prendo mischiando. Allora, poi questo qui è un bagnoschiuma che adoro, della Yves Rocher. E questo me lo regalò, siccome io questo qui, questi qui, i prodotti, questi qui, bagnoschiuma della Yves Rocher, comunque li uso solo io. Invece Davide usa quelli lì che gli prendo, che costano pochissimo, quelli che costano 1 euro, perché io diciamo che per la doccia uso questo qua. Invece quelli lì che costano più pochi li uso per, io lo uso per le mani, e li uso a Davide. Quindi questi qui mi durano comunque parecchio, perché poi costando 5 euro e qualcosa mi durano veramente tanto. E questo qui era uno che mi regalò Robertina, e ce n'ho un altro che già sto fine qua. Perciò io li tengo, perché comunque non è che ho fatto degli ordini di crochet, perché me li aveva regalati lei. E questo all'avena è quello che mi piace di più. Poi, e infatti ne tengo ancora un altro. Poi. Allora, come dicevo, allora, poi questo colluttorio, io di solito uso l'emoforno, infatti lo tengo ancora. Questo qui si chiama Benefit. Allora, io non mi trovo perché è troppo forte, però diciamo che questo lo usa Davide, gli dura un sacco di tempo e costa pure 1 euro. Poi, come dicevo, quelle altre bagnoschiuma. Allora, questo qui è una nuova marca. Cioè, diciamo che questo qui per tutti i giorni, io lo uso anche per come sapone mani, e si chiama, questa marca che si chiama Alattea Erboristeria, costa 1 euro. Vi dico che è buonissimo questa marca è proprio buona e tiene un odore bellissimo. Sono 1000 ml, dura tantissimo. Io naturalmente lo metto anche nel dosatore per le mani. E poi lo usa Davide come fare la doccia, queste cose qua, e lo uso pure io magari, sai, quando devo sciacquarmi, fare il pediluvio, perché non uso questo qui, io lo uso solo da sola nella doccia, perché sennò durerebbe pochissimo, durerebbe proprio poco, e questo è buonissimo e dura tanto tempo, al musco bianco. Quindi questa marca è ottima, insieme a quell'altra che ora non mi ricordo più, quell'altra marca come si chiama. Poi come prodotto tengo questo, vabbè, questi sono i dentifrici, questi qua all'erboristeria, che io mi trovo tantissimo, però li usa più Davide che io, perché io ho un dentifricio, quello che uso più in farmacia. Poi quest'altro qua,
Pepsodent, che costano sempre 1 euro, questi qua al fluoro. E poi ora cominciamo con i detersivi. Allora, per quanto riguarda i detersivi, ho visto il video di Teresa. Allora, qua volevo soffermarmi un poco con delle domande. Allora, io i detersivi, diciamo, mi sono resa conto che comunque con i detersivi, cioè se io dovessi spendere, dovrei scegliere, di comprarmi un rossetto a un detersivo buono, penso che sceglierei più il detersivo. Allora, allora, infatti, ho visto il video di Teresa che ha fatto su quella, sul, la marca, come al solito il telefono, la marca Verde Vero. Infatti penso che farò anche io questa, mi piace perché devo chiedere altre informazioni a Teresa e penso che la faccio anche io. Ora vi spiego pure il perché. A parte ho molte persone che mi hanno chiesto questa cosa dei detersivi dove abito io, perché io quando finisci l'azienda di Unica, lì non capì bene che stavano uscendo da poco i prodotti per la casa. Perché io perciò cominciai a fare l'unica, soprattutto per i detersivi, perché diciamo che le mie clienti, le clienti di Yves Rocher, per esempio, per farvi l'esempio, sono molto fissate pure per questo fatto per quanto riguarda il detersivo. La Stenom era un'azienda molto cara a livello di detersivi proprio, però questa marca che mi sono andata, questa Verde Vero, dopo aver visto il video di Teresa, che mi sono andata a guardare il sito, e ho visto che comunque è stata pure, c'è una ragazza che ha pure recensito questi prodotti, e sono andata a guardare, non costano molto, perché poi vi spiego perché, siccome io so, sapete che sto facendo quei video sul risparmio, della spesa. Quindi ora sto diventando veramente, mi sto studiando proprio tutto. E quindi è un sito davvero importante, cioè mi piacciono questi prodotti, a parte che ci sono pure i provenzali, tutte queste altre marche biologiche. E come voi sapete che vi dico sempre, io per esempio per i capelli, a me o è biologico o non li posso usare, perché appena uso lo shampoo che non è biologico, mi viene questa allergia, sarò allergica, non lo so. Sono diventata allergica che deve essere per forza un prodotto comunque biologico. E quindi vi faccio vedere questi detersivi e poi vi dico quelli che mi sono trovati di più o no. Allora, per il pavimento, ad esempio, io non riesco a trovare un prodotto buono per il pavimento quanto lo svelto. Questo qui ora costa 1,40 euro. Cioè, per esempio, io se lavo il pavimento mio, almeno il mio pavimento, che sono delle maioniche bianche, bianche rosa. Mi dura il pavimento, mi dura pure 2 giorni. Evidentemente perché la casa è piccolina, quindi soprattutto quando Davide, tipo, siamo tutti e due in casa e quindi si sporca più facilmente. Invece, per esempio, sto usando per il pavimento ancora perché ho fatto un acquisto quando Robertina faceva la FM. La FM pure, per esempio, mi piaceva perché aveva i prodotti della casa. Perché, ragazzi, è veramente importantissimo fare, perché uno fa aziende soltanto che vendono il make-up, che vendono, cioè che vendono prodotti come bagnoschiuma, però non si pensa ai detersivi, a quest'altro tipo di aziende. E quindi con l'FM, per esempio, io tengo ancora il prodotto, a parte che ti dura una vita, io ho ancora il prodotto, quello lì del pavimenti, che sta ancora a metà. Ah, perché lo sto usando? Perché lo devo finire? Perché, per esempio, con quello non mi sono trovata. Perché il giorno dopo il pavimento è sporco. Allora, naturalmente, uno deve testare i prodotti. Se io uso un prodotto, per esempio, come questo qui, che costa 1,40 euro. E il pavimento lo vado a lavare pure dopo 2 giorni. Allora va bene, ma non che io, per esempio, compro, che ne so, un altro lavapavimenti, tipo per esempio questo qui. Quindi questo è quello che io mi trovo di più. Per esempio, poi ho provato questo che costa 1 euro, il Vim, questo qui al limone. Il giorno dopo il pavimento mio è peggio di prima. Allora, se tu vai a pensare quanti euro vai a spendere in un mese, perché comunque il prodotto ne usi pure di più, non ti conviene più. Allora a questo punto dici, aspetta un attimo, allora io mi prendo un prodotto ecologico, perché ho visto i prezzi di questa, per esempio, di questa azienda che costa 4 euro e qualcosa. E lo vado a provare, perciò voglio sentire le recensioni di Teresa io, sia del pavimento che quello dei piatti. E se lei mi dice no, guarda, per esempio, a me dopo il giorno dopo è sporco, allora non mi piace, come per esempio quello che ho testato della FM, che non mi piace.
però ho testato tipo quello per i mobili, ho testato quello per l'acciaio, quello per il bagno, ma sono eccezionali, a parte che mi sono durati 4, 3, 4, ti durano un'infinità di tempo, quindi se io vado a comprare in un mese 30 euro di detersivi, se voi fate il calcolo e prendete quelli biologici, quelli che costano di più, non spendete 30 euro, pure di più. Cioè, perché uno, secondo me, si fa trarre in inganno che il prodotto costa un euro, però quanto ne metti nell'acqua? Quante volte lavi a terra? Quanto ne metti di detersivo nell'acqua? Quanto ti dura? E quindi uno si deve fare tutte queste domande che mi sto facendo io ora perché non posso spendere perché ho un tot di spesa limitata. Se io mi vado a comprare uno di questo e pago per esempio 4,50 euro, voi potete dire: Anna, ma tu sei pazza, io mi vado a comprare questo di un euro. E no, perché questo di un euro quanto ti dura rispetto a quello che tu, per esempio, hai pagato 4,50 euro? Poi è normale, se il prodotto non è buono, io lo recensisco e dico: ragazze, no, questo qui per me non è buono. Come ho detto, quello dell'FM, che non lo ricomprerei più. Quello per i pavimenti non lo ricomprerei più, però ricomprerei quello lì per il bagno, che è una cosa esagerata. Mi è finito, infatti, dopo 3 mesi e mezzo mi è finito. Roberta non fa più l'FM, ma faceva uscire, vi giuro, le mattonelle, faceva uscire le cose del bagno. Sembrava che avevi messo il bagno nuovo. Allora uno deve dire: questo prodotto vale tutti e 5 euro. Mi è durato 3 mesi e mezzo perché bastava una puntina così e ti faceva il lavello bianco. Io, infatti, di quel prodotto sono rimasta contentissima. E invece, vabbè, su 5-6 prodotti che presi, non fa niente che uno, quello per pavimenti, non sono capace di trovare uno migliore di questo. Vedremo con quello là che sperimenterò. Però voglio sentire prima Teresa. Poi, come altro detersivo per i piatti, invece, per i piatti, io mi trovo una favola col Nelson. Che costa da me 1,20 euro, però ecco perché io mi sto accorgendo che comunque per i piatti, che sono fissata io col piatto, perché io proprio col piatto sono troppo fissata con i piatti, sciacquo parecchio tempo il piatto, tengo questa fissazione, non ci posso fare niente. Infatti Davide me lo dice: mi dura 2 settimane, 2 settimane, 2 settimane, 2 settimane, perché io consumo troppo detersivo per i piatti, secondo me. Quindi giustamente, se mi vado a comprare uno biologico, che mi costa poi una cifra, però perché mi sento che il piatto non si pulisce bene. Ma se io trovo il detersivo buono, è normale che lo metto in lavasca e mi sgrassa. Addirittura sono andata a leggere che questi qua, questi prodotti che ha fatto il video Teresa, dice che metti nella vasca, i piatti in ammollo, e dice che i piatti si lavano da solo. Quindi questa cosa mi ha colpito moltissimo, perché io comunque il detersivo per me è importante, perché se io mi devo comprare un rossetto, non mi compro il rossetto che non me ne frega niente del trucco, mi vado a comprare il detersivo, a parte che sono ecologici. Per esempio, io a volte mi viene la tosse, faccio gli sternuti. Secondo voi perché? Perché questi respiriamo tutte queste cose che non sono buone. Comunque noi ce le respiriamo la roba quando facciamo i servizi. E quindi questo fatto, a parte che mi è stato proprio chiesto dalle clienti, io prima di fare una cosa, ora vado a chiedere, poi è troppo bella questa azienda perché, quanto mi ha spiegato Teresa, non c'è obbligo, lo puoi fare quando vuoi, non hai quell'ansia che devi fare per forza gli ordini di queste cose. E quindi poi ci sono piatti, bicchieri, ci stanno di tutto, ci sta la Provenzali, è bellissima questa azienda. E quindi sinceramente ne ho fatte tante, ma perché voglio fare una cosa, diciamo, utile, non solo di questi prodotti, per la bellezza, diciamo, perché a parte che anche la casa è una cosa importante, è una cosa bella, perché vi dico, io sono molto un soggetto molto allergico. Per esempio, tutti questi, ad esempio, vi faccio vedere questo, che io, per esempio, vedete questo qua, con candeggina, io non sia mai sto attaccata vicino al bagno, comincio a sternutire come una pazza proprio, faccio sternuti, mi viene da vomitare, e tutte queste cose uno le deve, e comunque questo pure costa, non mi ricordo, quasi 2 euro.
Uno deve vedere tutte queste cose. Sì, il prodotto ti durerà pure quando sa più poco, però tu devi vedere perché costa pure più poco. Io mi sono accorta che non è possibile che sto usando troppo detersivo. Ora, per esempio, sto usando, poi ho usato, vedete quanti detersivi? Questi li ho presi in un mese. Ma nemmeno un altro Nelson, quindi mi sono accorta che sto usando troppo detersivo per i piatti e non va bene questa cosa, perché sono fissata con i piatti. Un ultimo che sto sperimentando è questo sole. Allora, come sapone, questi sono 1100 ml, costa un euro, perché noi vediamo che costa un euro, ce l'andiamo a comprare, però quanti ne ho comprati? Allora, non è passato manco un mese, io ne ho comprati, ne tengo uno lì, nuovo, che ne ho preso un altro, sono 2 euro, sono 3, sono 4, sono 5. Se voi vedete, ho speso di più di un prodotto ecologico e questa cosa mi sta facendo riflettere. Meno male che faccio questi video, che è troppo, perché ragazzi, uno facendo pure questi video si rende pure conto. Allora, è come se il video di Teresa mi ha illuminato, perché poi, a parte che mi piace, perché Teresa è un po' come me, vede pure queste aziende utili. Io avevo a me una mia cliente di fronte che fa la Yves Rocher, mi aveva chiesto, Anna, ma mi aveva proprio detto, Anna, ma perché non fai i prodotti che vendono detersivi? Perché le persone il detersivo se lo comprano. Soprattutto se sono prodotti buoni, mi aveva detto pure un'azienda, ma era costosissima, alla pari della Stenom, perché la Stenom è costosa, questa qua non è proprio costosa, è davvero una bella azienda, a parte che c'ha tutti i prodotti, tutte le marche che volete, per esempio la Bioficina Toscana, la Provenzali, tiene altre marche, tiene cose per i bambini, i piatti, i bicchieri, carta igienica. Certo, sono ecologici, costano un poco di più, però io, se non facevo per esempio questo video ora con Nancy, non mi rendevo conto, ho detto oddio, ma che cosa ho fatto, ma quanti detersivi di piatti ho consumato io questo mese? Non me ne sarei accorta, ho detto, quindi non va bene, perché se tu fai la somma 1,20 euro, 1,20 euro, 1 euro e 1 euro, ho superato un prodotto biologico, che se mettevo un misurino, perché poi ho visto una ragazza sola ha recensito questi prodotti, dice che c'hanno i dosatori e poi fanno per esempio delle offerte, dei kit, fanno delle offerte, ci sono le, come si chiama, ci sono le alla spina, li vendono alla spina, e quindi sinceramente, visto che non costa proprio niente, a parte che non devi pagare subito, quindi è pure buono, non tieni gli obblighi, sinceramente questa qua la voglio fare, ma proprio la voglio fare proprio per me, perché mi sto rendendo conto che sto spendendo chissà quanti soldi di detersivi e non me ne accorgevo. Quindi questo, lo so, vi ho fatto una testa così perché ho parlato pure di altre cose, però come vedete di prodotti di make up non ho consumato niente di make up, perché ragazze, se non comincio ad andare a lavorare, che poi non lo voglio dire ancora, ma in programma una novità ci dovrebbe essere, ma sinceramente non lo voglio dire ancora, però sarete le prime a saperlo, perché farò proprio un video a parte dove vi parlerò di questa cosa qua. Però non dico ancora niente, perché io quando dico una cosa mi si fallisce per scaramanzia, cioè, quindi quando è sicuro le persone è meglio che parlano quando sono sicure delle cose, perché se no non succedono più, a finire che uno prima che succede è meglio che non dice le cose. Vi ho fatto una testa così grande, mando un bacio a Nancy tesoro, un bacio, grazie per questi video che facciamo in collaborazione sempre, ma quanto è bella, è troppo bella, andate a vedere il canale di Nancy, perché è troppo una ragazza dolcissima, mi ricorda sempre lei il video, è troppo bella, è troppo carina. Un bacio anche a Teresa per il video che ha fatto dell'azienda Verde Vero, che poi ci dovrò domandare delle notizie tramite Facebook in privato. Un bacio anche a te Teresa, un bacio a tutti quelli che mi seguono, ragazze, al prossimo video.